Благодаря встрече с движением моя жизнь очень сильно Grazie изменилась all'incontro col чудесным movimento, образом. la Я mia vita поняла, что è все то, cambiata что in было maniera раньше, это sorprendente. Ho было capito нечто che tutto quello che c'era запредельное. То prima есть я era не могла qualcosa di capire chiuso, se cioè ogni чувство наружу io io non non buscava facevo informazioni in себя uscire i miei e sentimenti e non живала facevo entrare niente in ограниченная me. своими Vivevo представлениями о come том, nella какая должна быть barriera жизнь. delle mie idee Но rispetto a quello che dovesse благодаря essere la движению vita, я ma grazie al поняла, movimento что ho не я capito che non sono io определяю a своя definire con le vita, mie ma immagini quello che mi то, что attende. меня Non ждет. sono io che Я definisco определяю il mio свой cammino, курс, non sono le come mie idee представляю sulla la mia vita che lo жизнь. fanno. И когда E эти quando границы queste стали, barriere sono я cadute, ho iniziato a divenula полным respirare грудью, я in почувствовала maniera себя piena, mi sono свободной, sentita libera, ho я стала iniziato чувствовать a все sentire tutto il то bene, tutto il buono, положительное, ma anche non il хорошее и bene, не только хорошее, certamente, però естественно. sono Я diventata стала viva. живой, Ho я iniziato a стала accettare принимать questo amore che любовь, veniva da fuori, ho смирение, iniziato a accettare donare любовь. amore. Я поняла, Ho что capito che io posso essere come быть любимой amata просто так, senza semplicemente come обязательно sono, non это devo заслужить и доказать, что я dimostrare просто qualcosa, принимаю. И semplicemente sono amata. удивительным E in образом в maniera этот же период я meravigliosa, проprio in accettava questo sia periodo, любовь, ho sia amore. incontrato Получилось так, l'amore della mia vita. E poi con lui è accaduto che siamo dovuti partire per Mosca, nonostante tutti i miei amici siano a Novosibirsk, e lì io abbia incontrato un movimento, ma ancora una volta, grazie al movimento, il trasferimento a Mosca non è stata una tragedia, perché io sapevo già che ci sono degli amici che mi aspettano, che ci sono delle persone che io forse non conosco neanche, ma so che mi aspettano già. E io capisco che tutto questo è qualcosa di miracoloso, è qualcosa che non mi sarei mai potuta immaginare, qualcosa che sta facendo Cristo e con lui tutto ciò che è impossibile nella mia vita diventa possibile.